Ciao Caterina. Ciao. Ciao Nina. Ciao. Classi, voi che classi frequentate? Io la quinta. Tu? La quarta. La quarta. Quindi avete iniziato la didattica? A distanza. A distanza. Si chiama così o si chiama anche in un altro modo? Si chiama... Dad. Vabbè. Ma insomma, com'è? Un giudizio da parte vostra? Caterina. A me non piace. No. Cioè, non mi piace molto. Perché? Perché... allora, perché quando eravamo a scuola almeno potevamo vedere i nostri compagni e quindi, cioè, io ero più felice. E adesso invece, cioè, li devo vedere attraverso uno schermo, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. E tu, Nina? Sì, anch'io un po' per questo motivo. Uh-huh. Infatti i miei compagni, per problemi di connessione, visto che non tutti ce l'hanno perfetta, uh-huh, tengono sempre il microfono e videocamera chiusa per non fare interferenze. Sì, ma tutti i vostri compagni hanno computer, telecamera? Cioè sono tutti muniti oppure c'è qualche bambino che non ce l'ha? Beh, dipende. Alcuni miei devono stare dal telefono dei genitori perché non hanno dispositivo più adatto. E questo secondo voi è giusto o sbagliato? È sbagliato. Perché? Però la nostra maestra, uh-huh, ci ha anche dato il permesso di chiedere alla scuola di prendere in prestito un computer certo, per fare le video lezioni. Perché tutti devono avere appunto il computer, i dispositivi, no? Esatto. Quindi i vostri compagni più o meno si organizzano. E i genitori cosa fanno mentre voi fate la lezione? Lavorano. E sono contenti di avervi lì a casa col computer? Ma cosa dici, Caterina? Cioè, a volte sì, perché vabbè, comunque passare del tempo con i propri figli è bello, anche se, cioè, guardarli mentre fanno lezione e intervengono sempre nella lezione, comunque, insomma, a mia madre piace guardarmi. Uh-huh. E... però se magari possiamo fare un po' casino a volte. Poi soprattutto non devono venirti a prendere in quel punto sbagliato in cui stanno finalmente facendo qualcosa. Ho capito. E quindi è bello avere anche una relazione diversa con i genitori in questo momento, no? Cioè sì, potete sì, perlomeno vederli più spesso. Perché ci sta rendendo anche un po' più uniti come famiglia. Però certo che tornare a scuola sarebbe un'altra cosa. Mancano ancora un po' di mesi alla fine dell'anno, quindi speriamo di tornare. Qualche suggerimento da dare agli insegnanti per farvi appassionare di più? A distanza non si può fare troppo. No. Però magari qualcosa lo possiamo trovare. Ma come vi sentite voi in questo periodo? Una sensazione che avete di tutto quello che sta succedendo? Che emozioni provate? Cosa sentite? Allora, che stanno succedendo, ci sono altre cose. Per esempio, stanno succedendo tante cose in America. Poi possiamo anche pensare a tutto l'inquinamento. Sì, ma in genere adesso io sto dicendo, con questa storia del Covid, del fatto che non si vada a scuola, che non si possa andare in giro tranquillamente, eccetera, voi come state? Come vi sentite? Io sinceramente ho un po' di paura. Cioè, più che altro sono preoccupata perché l'anno scorso io e tutta la mia classe dicevamo: oh, povere quinte, che quest'anno si sono lasciati senza salutarsi. Però quest'anno le quinte siamo noi, quindi rischiamo di fare la stessa fine. È vero. Speriamo che non succeda anche l'anno prossimo, perché... Bene, noi certo speriamo che non succeda più, che adesso riuscirete ad andare a scuola e tornare a scuola. Quindi un messaggio che volete dare agli adulti per questo periodo, cosa diciamo? Per farvi stare meglio, cosa possiamo fare noi adulti? Beh, magari giocare un po' con noi, insomma passare del tempo insieme a noi. Perché non si può stare con i propri amici, che magari un amico aveva la tua stessa età ti vergogna anche un po' di meno facendo certe cose. Ma quindi voi passate più tempo quindi sul cellulare, sul tablet, al computer? Passate più tempo, sì, state sì, diventando un po' dipendenti, ce l'avete sempre in mano? Un pochino sì. Un pochino sì, bisogna pensarci allora.
tornare a giocare possibilmente presto, va bene? Anche se in realtà ieri noi siamo andate al parco. Ah sì? Sì, sì. E siamo andate al parco, lei ha preso la bici e io ho preso lo skateboard. La sua bici. E abbiamo fatto un po' di giretti. Vabbè, con la mascherina. Sì. Con la mascherina. Grazie Caterina, grazie Nina. Prego. Ciao.